Ecco quello che sta succedendo davanti FedEx, TNT, Pescara Borromeo. Lavoratori licenziati e manganellati. Vergogna! Madri di famiglia, non lo accettate, e i vostri figli! Lavoratori licenziati e manganellati. Ecco quello che sta succedendo. 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 TNT Pescara Borromeo. Quello che sta succedendo. Aldo, spostati. Andiamo a far casino. Ecco quello che stanno facendo a TNT Pescara Borromeo. Degli animali, centrale, una gente anziana c'è qua, animali, bestie. Ecco, a manganellare licenziati. Tutto legale, tutto quello che ha fatto TNT FedEx, 300 persone licenziati, difesi dalla polizia e carabinieri. Ecco quello che sta succedendo. Ecco, altro che raccontano sulla la televisione, la serrata illegale, la questura, la prefettura e quei lavoratori, altro che quei lavoratori. Questo è il cancello di FedEx, protetto dai militari. Dai militari. Ecco. Ecco quello che sta succedendo. Ecco quello che sta succedendo. Ecco quello che sta succedendo. Ecco quello che sta succedendo a TNT FedEx. Tutto legittimato quello che ha fatto TNT FedEx. Altro che illegale, sta serrata. Il padrone licenzia, i militari arrivano contro i lavoratori. Tutti questi lavoratori disarmati. Nessuno neanche ce l'ha un bastone o un qualcosa. Nessuno. Non ce l'ha niente nessuno. Ecco, ecco si vede che nessuno non ha niente, nessuno aggressivo, nessuno. Qui tutti col casco, col manganello. Ecco tutto quello che stanno facendo. Quindi questo è il nostro futuro che ci aspetta. Il padrone licenzia, i militari manganellano. Vergogna! Se sei licenziato stai buono. Un sacco di pasta per far mangiare i miei bambini. Dovete solo vergognare. Vergogna! Ci stanno sbagliati! Si può anche dire no! 3 mesi che non portiamo neanche 200 euro in cera a casa. Ecco quello che sta succedendo. Eccola raga. Ecco, militari a manganellare i lavoratori, a manganellare i lavoratori licenziati, legittimati in tutti i sensi, legittimato, TNT FedEx legittimato e difeso dallo Stato, proprio legittimato e difeso dallo Stato, licenzia a posto. Noi giochiamo con loro, stai qua. Ecco, militari qua a rincorrere i lavoratori. Deve essere solo vergognare! Ecco, questi militari sul prato a manganellare i lavoratori. Osa, non è il prima volta per me, osa! Siete stati voi che ci avete spinti con la forza. E dopo? Un lavoratore senza lavoro! Bella vita per te, ragazzi! Scusate, ma loro che colpa ne hanno? Che colpa ne hanno loro, scusate? Perché ve la prendete con loro e non fate lavorare? Io sono stato 2 anni senza lavoro e non mi sono lamentato. Si cerca lavoro, si va a lavorare! E si cerca il lavoro! Senti, non abbiamo stato! È un provocatore! È un provocatore! Noi siamo lasciatori! Esci fuori da lì, da qui! Sei un provocatore! Sei un provocatore! Tu hai rotto il cazzo! Hai rotto il cazzo! Provocatore! Sei un provocatore! Lascialo stare! Provocatore del cazzo! Lascialo, è un provocatore! È un provocatore! Vergogna!
È un provocatore, lascialo, è un provocatore, lascialo. È un provocatore, lascialo. Merda. Sì. Ecco, FedEx licenzia governo Draghi, schiera militari, centinaia di militari contro lavoratori licenziati. Lo sanno tutti che FedEx ha fatto la serrata a Piacenza, a Peschiera Borromeo gira tutta la roba e qui troviamo tutti questi militari. Perché stiamo delinquendo? Stiamo spacciando? No, perché stiamo chiedendo i posti di lavoro. Stiamo chiedendo, quelli 300 lavoratori devono essere legittimati, devono essere, una risposta dobbiamo avere. Invece la risposta è questo, la risposta è manganello. Manganello, se ti azzardi a avvicinare al cancello c'è il manganello. Licenziati e malmenati. Complimenti, complimenti. Finché lavori, finché paghi le tasse, va benissimo. Sei bravo ragazzo. Brava gente, immigrato italiano, siete brava gente. Appena il padrone ti usa per anni e anni, ti licenzia, sei delinquente. Arriva il manganello col casco, con gli scudi, contro i lavoratori licenziati. È una vergogna, è una vergogna. Non ha precedenti, una vergogna. Questo è il futuro che ci aspetta dal governo Draghi. Sappiatelo che questo è quello che ci aspetta dal governo Draghi. Ti usano, ti licenziano, arrivano militari. Arrivano militari a menare i lavoratori. Complimenti. Complimenti. Pure questi militari aspettano lo stipendio alla fine del mese per sfamare loro famiglia. Per loro va bene, questo è il loro lavoro ovviamente. Se noi dobbiamo azzardare per lavorare, per sfamare la nostra famiglia, siamo illegali. Siamo illegali, c'è il manganello, c'è arresto, c'è la denuncia. Complimenti. Dunque paghiamo, siamo in strada adesso. 20 anni lavoro a Piacenza, 20 anni. Tieniti FedEx, è libero, fa quel cazzo che vuole. Lavoratori disperati, licenziati dopo essere usati per anni e anni, poi buttati in mezza strada. Qua la polizia ha schierata, tenuti FedEx, ha fatto bene, vi ha licenziato, sì, vi ha fatto bene, andate via. E questa è la risposta, altro che la serrata illegale. La serrata illegale solo in televisione, solo sul giornale. Davanti ai cancelli la serrata legale, legale, legittimato dallo Stato, serrata, ti usano e ti buttano via. Tutto a posto. Se non era tutto a posto, tutti questi militari, ditemi cosa stanno facendo. Cosa stanno facendo? Manganellano i lavoratori. Dico, qua fa pure il grosso.
come Fossi che ce l'ha contro, contro i ladri, contro spacciatori. Vai, non lo sai, diciamo che fai più. Questo lavora una volta ogni sei mesi che li portano fuori, non li vedo mai, che sono Carpiano, poi li ha messo di qua. Carpiano ti porti in caserma, se li vedi fuori ti vedi. Questo esce di fare. يعني متعنصره معانا قوي عرفت بس هيقدروا علينا ابو امين ويعني ما حدش يقدر على القدره الا ربنا بس بالعدد الكبير بدل العدد الكبير بتاعهم هيقدروا علينا pure l'acqua, mi bevo pure l'acqua, dopo te lo do. Sta a seccare il canarino. Fallo passare sopra di noi! No. Fallo passare! Mettiamo la forza? Ma chi vuole? Va bene! Andiamo fuori, andiamo fuori! Hai fallo venire qua! Sì. No, no, rientra! Ecco, ecco, vedi come intervengono. Ecco, qua schieramento dei carabinieri qua. Il posto del lavoro! Non si tocca! 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 Vergogna! 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 Vergogna!
Vergogna! Vergogna! Vergogna! Sì, sì. Ma a volte ne con sta macchinetta qua. Sì, cosa godi? Te la godi? Non ha senso. Bravo. Infatti non ha senso che stai facendo quello che stai facendo. Qui quello che sta succedendo qua è una vergogna, è una vergogna. Passare il camion sopra di noi, prendi solo lui. Infatti è arrivato sto il mezzo animale. Ecco, schieramento dei militari. Gli scudi non vi servono, perché voi ci dovete spostare fisicamente, le botte non ce le dovete dare, quindi anche senza scudi, ci prendete, conosciamo le regole, attenzione, la responsabilità è sempre individuale. Individuale, ne conosciamo tanti di vostri colleghi che sono finiti in galera, quindi l'abito non fa il monaco, eh? A Piacenza è finita in galera tutta la caserma. Lasciate quello là un po' in pace e possiamo fare come tutti i sera. Però quello là, non più vedo che fa schifo. Se uno anziano poi si spiegge di loro. Però con voi abbiamo trovato sempre il quadro. Arriva questo qua, non è anche il solito che è un po' poco. Sono sempre comportati con noi. Loro, Luciano. Gli altri non siamo qui. Andiamo fino alle due, andiamo via. Passiamo la nostra assemblea già compiuta. Ok. Oggi li prendiamo. Sì, 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 s